Efesini capitolo 5, dal primo verso, Dio sia lodato. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati, e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Come si addice ai santi, né fornicazione né impurità, Né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità né parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene: nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti. È per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza ma siate ricolmi dello Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Fin qui. La lettura. Preghiamo un momento insieme il Signore, chiniamo i nostri capi, e disponiamo il nostro cuore. Padre, ti rendiamo grazie con tutto il cuore stasera perché ci stai onorando con la tua presenza. Nonostante la nostra indegnità, tu sei fedele, o oh Signore, e mandi la tua parola al nostro cuore. Dacci grazia di riceverla con attenzione, di riporla nel nostro cuore Doviziosamente e fa che come un seme potente possa portare del frutto prezioso nel cuore. Falla germogliare, O oh Signore, produci dei frutti meravigliosi che onorano il tuo nome e consolano il nostro cuore. Benedici ogni persona qui presente stasera, ogni cuore sia raggiunto dalla tua mano, e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore. Sono delle esortazioni preziose. L'invito che l'Apostolo Paolo fa ai credenti di Efeso e ovviamente a ciascuno di noi è quello di spogliarsi dell'uomo vecchio con i suoi atti, le sue passioni e rivestire l'uomo nuovo che va crescendo quindi all'immagine di Cristo Gesù il Signore. E vi sono quindi delle cose delle quali ci dobbiamo spogliare. Abbiamo letto nella parola come si addice a dei santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata fra di voi. È importante spogliarci di ciò, né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, dice qui, sappiatelo bene che nessun fornicatore o impuro o avaro ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Chi continua ad indossare il vestito dell'uomo vecchio, le passioni dell'uomo vecchio, gli atti dell'uomo vecchio, i peccati dell'uomo vecchio, i pensieri, i sentimenti dell'uomo vecchio, lo sappia molto bene, non entrerà nel regno di Dio, non gusterà, non erediterà il regno di Cristo e di Dio. L'invito è quello di comportarci in un modo nuovo. Lo leggiamo al versetto 8, dice, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Questa è la parola che il Signore manda al nostro cuore in modo molto semplice. Comportatevi come figli di luce. Riconosciamo che siamo figli di luce, eh? cioè, ma come possiamo essere figli di luce? Dice Giovanni in modo molto chiaro nella sua prima epistola, Dio è luce. Essere figli di luce significa essere figli di Dio e ci richiama quindi alla, alla chiarezza, alla semplicità, alla schiettezza, comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce, il risultato del comportarsi come figli di luce, è considerato un frutto, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Gloria a Dio. È un frutto che vogliamo vedere nella nostra vita, la bontà, la giustizia e la verità. È il frutto della luce che porta chiunque cammina nella luce insieme a Cristo, esaminando ogni giorno le cose che piacciono al Signore, per fare le cose che piacciono al Signore. E riprende dal versetto 15 dicendo guardate dunque, ecco questo dunque ci richiama all'essere figli di luce, dato che siete figli di luce, dato che siete figli di Dio, dato che siete nati di nuovo, guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. E ci dà un'indicazione molto chiara. Perciò, ecco andiamo al pratico. Perciò dice: non agite con leggerezza, ma cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ho voluto rileggere quest'ultima parte, che va dal versetto 15 fino al versetto 21, perché la parte che ci interessa sembra essere la parte conclusiva di questo ragionamento introduttivo. Siate dunque imitatori di Dio. Equiva dunque, dicendo: Guardate dunque con diligenza come vi comportate, perché siete figli di Dio, siete figli di luce. E allora riguarda il, il nostro cuore, riguarda i nostri sentimenti, riguarda il nostro cammino, le nostre azioni, riguarda le nostre parole. Vedete amici e fratelli cari, molti cuori oggi sono pieni di cose che dispiacciono il Signore. Molti cuori sono pieni di interessi e sono pieni di pensieri che non hanno nulla a che vedere con, con il Signore, con l'azione della Sua parola e l'azione dello Spirito Suo nella nostra vita. Camminate nello Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché lo Spirito ha desideri contrari a quelli, a quelli della carne e viceversa. Ebbene, molti cuori sono pieni, dicevo, di, di pensieri, pieni di parole, pieni di sentimenti, pieni di progetti e pieni di, di azioni che dispiacciono al Signore sono indesiderabili molti cuori sono pieni di, di sentimenti e cose che Dio odia e che non edificano il credente basta guardarci attorno e vedere quanto odio c'è nel cuore degli uomini quanto risentimento c'è nel cuore degli uomini quanta cattiveria progetti cattivi nel cuore degli uomini più andiamo avanti più questo ci spaventa i pensieri cattivi dell'uomo, quegli uomini che sono guidati dalla carne e non dallo Spirito di Dio, i cui desideri non sono desideri che onorano Dio o desideri che pensano al bene, alla prosperità, all'edificazione degli altri, ma sono pensieri che, che li possiamo racchiudere in odio, invidie, gelosie risentimenti, radici di amarezza e altre cose che la parola definisce inaccettabili, verso le quali vi sono parole precise dell'Apostolo Paolo. Dice, Fate dunque morire in voi queste cose, questi, questi sentimenti. Ciò che vediamo palesemente nel mondo non appartenga alla Chiesa del Signore Gesù Cristo. Il Signore ci chiama ad essere santi, ci dobbiamo presentare nella Sua presenza elevando mani pure, con il nostro cuore consacrato e santificato al Signore, ripulito, lavato per mezzo dell'acqua della parola del Signore, lavato per l'efficacia del sangue di Gesù, il quale ci purifica, dice la parola, da ogni peccato e lava via quindi dal nostro cuore tutto ciò che dispiace a Dio, tutto ciò che ha prodotto tanto male anche alla nostra vita, alle nostre famiglie. E allora queste cose debbono essere allontanate, ricolleghiamoci con questo testo, guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da savi. Il richiamo è alla diligenza, quindi ad un comportamento preciso, attento, scrupoloso. È assolutamente necessario che ciascuno di noi esamini il proprio cuore quotidianamente per vedere se piace a Dio oppure non piace a Dio ciò che viviamo, ciò che diciamo, ciò che facciamo. E allora, ripeto, molti cuori sono pieni di pensieri, di sentimenti e di risentimenti che sono negativi, cattivi, inaccettabili, ma l'uomo di Dio deve essere ripieno dello Spirito Santo di sentimenti sani, di sentimenti giusti e deve essere sotto il controllo dello Spirito Santo. Vedete come lo esprime qui la parola. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. E non credo che questo testo faccia riferimento soltanto al bere il vino e all'ubriachezza come conseguenza di assunzione di alcol nella nostra vita, ma ci si ubriaca di tante altre cose, ci si ubriaca di tante altre esperienze, ci si ubriaca di tante letture. Inutili. Ci si ubriaca di tante cose che vediamo, ci si ubriaca di tante parole che sono inutili, ci si ubriaca a volte di frequentazioni che non edificano, ci si ubriaca con tante esperienze della, della vita e allora l'ubriachezza porta alla dissolutezza, si perde l'equilibrio, si perde la serenità, si perde la santità del cuore, ma siate ricolmi dello spirito. Ecco cosa deve bramare il credente, la pienezza dello Spirito di Dio. Perché chi desidera il bene dell'anima nostra è lo Spirito Santo. Quando Gesù annuncia la venuta dello Spirito Santo dice è utile che io me ne vada, parla della sua ascensione al cielo, è utile che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il consolatore, lo Spirito Santo. Quando Egli sarà venuto, Egli vi guiderà in tutta la verità. Ecco qual è il compito dello Spirito Santo, guidare i credenti, guidare l'uomo in tutta la verità. E la verità è assolutamente bene per la nostra vita. La verità è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno oggi. Non abbiamo bisogno di tutte quelle cose che ci sembrano assolutamente necessarie, ma abbiamo bisogno della guida e l'unzione dello Spirito di Dio, il quale ci guida in tutta la verità. E allora ecco la parola, non ubriacatevi, ma siate ricolmi dello Spirito, siate ricolmi dello Spirito. Abbiamo bisogno di questa pienezza, ricolmi dello spirito la parola originale plerò che fa riferimento proprio ad una pienezza traboccante dello spirito di dio non all'anima che si accontenta di una parte dello spirito di dio di una benedizione diciamo limitata dello spirito di dio ma il credente che desidera la pienezza dello spirito santo che desidera traboccare che desidera camminare nello Spirito, essere immerso nello Spirito, essere circondato dallo Spirito di Dio, vivere in piena, profonda, vera comunione con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è Dio, è una persona che vive dentro di noi. È una persona che vuole circondare la nostra vita, ecco il senso del battesimo nello Spirito Santo, la sua pienezza dentro di noi, la sua mano sopra di noi. Egli diviene la nostra avanguardia, la nostra retroguardia. Egli ci circonda con il suo amore, con la sua protezione, parla al nostro cuore. E quando si è ripieni dello Spirito di Dio, lo Spirito di Dio caccia via ogni altra cosa. Ecco la, il termine originale che parla di, di pienezza traboccante, quando lo Spirito di Dio viene e ci fa traboccare, mette fuori ogni altra cosa che a Dio non piace e mette fuori ogni altra cosa che danneggia la nostra vita, danneggia i credenti che sono il tempio dello Spirito Santo. Nessun altro deve dimorare nel nostro cuore. Il cuore deve appartenere al nostro Dio. Eh? E allora vogliamo lasciarci riempire, vogliamo traboccare, non ubriacatevi, non siate dissoluti, ma siate ricolmi di spirito e quando si è ricolmi di spirito non ci sono più quelle cose descritte in avanti, fornicazione, impurità, avarizia, oscenità, parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti perché lo spirito di Dio avrà preso il controllo della nostra vita e allora dal cuore e dalla nostra bocca non usciranno più quelle parole sciocche, volgari o le oscenità e altre azioni cattive, ma dice qui la parola, siate ricolmi di spirito parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, salmeggiando con il vostro cuore al Signore e ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Che meraviglia! Che benedizione, vedete come descrive veramente la vita del credente, come descrive la vita di chi è nato di nuovo e di chi è ripieno dello Spirito di Dio, di chi cammina nella verità, nella luce, nello Spirito Santo. Ecco cosa fa un figliuolo di luce, un figliuolo di luce quando apre la sua bocca edifica, siate ricolmi di Spirito parlandovi con salmi inni, cantici spirituali, cantando, salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Gloria a Dio, una bella immagine del culto neotestamentario. I veri adoratori, disse Gesù, adoreranno il Padre in spirito e verità. È lo Spirito Santo che guida anche la nostra adorazione. E' lo Spirito Santo che spinge il nostro cuore a magnificare, a innalzare, a glorificare il nome di Dio. Allora ecco perché Gesù dice, è utile che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore, lo Spirito Santo, Egli vi guiderà. Dio sia lodato per la guida dello Spirito di Dio. Ma vogliamo sottometterci allo Spirito del Signore. Perché? Perché è uno Spirito di lode, è uno Spirito di lode. Non ha nulla a che fare con le parole sciocche, volgari, le oscenità, che sono cose sconvenienti. Ma lo Spirito di Dio è uno spirito di lode, questo leggiamo nella parola: salmi, inni, cantici spirituali, anche nei salmi riceviamo indicazioni. Che so, Davide, nel Salmo 34, dice: Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò del Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Vedete come. Il salmista ci invita a celebrare, a lodare il Signore, allora siate ripieni, ricolmi di spirito perché è uno spirito di lode e quando lodiamo il Dio con gioia è lo Spirito Santo che ci spinge a farlo, è lo Spirito Santo che muove il nostro cuore e che ci guida nella verità e la verità è che gli adoratori debbono adorare il Dio in spirito e verità con lode, con canti, con inni, con parole che sono spirituali. È uno spirito di lode, ne abbiamo bisogno. È uno spirito di gratitudine. Al versetto 20 abbiamo letto, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. La gratitudine a Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo. La gratitudine a Dio perché... Perché Dio è tutto per noi, leggiamo in Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo onigenito figliuolo e ha donato quindi per noi il suo figliuolo a morire sulla croce. Perché non essere grati al Padre e lo Spirito Santo che ci spinge alla gratitudine al Signore. Anche in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 18, vi leggo queste belle parole. In ogni cosa. Rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. Anche quando spezziamo il pane a tavola, prima di mangiare, rendiamo grazie al Signore. Eh? Quando ci svegliamo al mattino, rendiamo grazie al Signore. Per la salute che ci dà quotidianamente per andare avanti, rendiamo grazie al Signore. Chi non ha la salute può rendere grazie a Dio lo stesso perché gli dà quella forza interiore di affrontare, superare quelle circostanze a volte difficili che altri vivono nella disperazione, ma come figli di Dio sappiamo di avere un conforto, di avere un aiuto per cui rendiamo grazie a Dio perché questo piace al Signore, è buono. Chi ci spinge ad esprimere la gratitudine è lo Spirito Santo. Ne abbiamo bisogno perché alimenta il nostro cuore alla lode, spinge il nostro cuore alla gratitudine. È uno spirito di sottomissione. Quando agisce lo Spirito di Dio non c'è più io sono più grande, sono più importante. Gli altri non servono a nulla, ma quando c'è lo Spirito di Dio leggiamo queste parole sottomettendovi gli uni agli altri nel timore del Signore. Uno spirito di sottomissione, uno spirito di umiltà, gloria a Dio, uno spirito che riconosce nell'altro eh, l'opera buona del nostro Padre Celeste. E uno spirito che riconosce nell'altro un figliuolo di luce, un figliuolo di Dio. Quindi da amare, da rispettare, da onorare. E allora non c'è chi è più grande, chi è più piccolo. Siamo figliuoli di Dio. Abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo in un mondo malvagio, in un mondo cattivo, dove dicevo i cuori sono pieni di sentimenti e di cose indesiderabili che dispiacciono a Dio ma dispiacciono anche a noi, fanno del male anche a noi, ma quando vi è lo Spirito di Dio si manifesta questa sottomissione e questa sottomissione si manifesta innanzitutto nelle famiglie, la famiglia che oggi vive un pericolo tremendo, ma quando vi è la pienezza dello Spirito di Dio vi è sottomissione anche nelle famiglie. I versetti successivi, dopo aver detto ma siate ricolmi dello Spirito Santo, aggiunge dal versetto 22, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E poi aggiunge anche, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Vedete la reciproca sottomissione della moglie al marito e il marito alla moglie, uniti nell'amore, l'amore per Cristo. Siate sottomessi ai mariti come al Signore e mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Abbiamo bisogno di questa sottomissione. Molti sono ubriacati di altre esperienze probabilmente bevono ad altre fonti che non sono le fonti della parola di Dio, non sono le fonti dello spirito di Dio, ma sono consulenze strane che non portano alla sottomissione l'uno all'altro, ma alla prevaricazione dell'uno verso l'altro, distruggendo, dividendo, separando anche le famiglie. Non ubriacatevi, non ubriacatevi, ma siate ricolmi dello spirito, sottomettendovi gli uni agli altri, nella famiglia, ma anche tra genitori e figli. Dice più avanti al capitolo 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento compromesso affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Figli, Ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. È nella pienezza dello Spirito di Dio che si manifesta la sottomissione anche dei figli ai genitori. Non più la ribellione ma la sottomissione. Sì, molti sono pieni di ribellione, sono pieni di odio anche verso i genitori o altri sono pieni di invidia verso i genitori. Altri sono gelosi dei genitori o pieni di risentimenti verso i genitori, ma la parola dice figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e onora tua madre. Questa è conseguenza della pienezza traboccante dello Spirito Santo che mette fuori ciò che dispiace a Dio e fa abitare in noi invece la sottomissione e tra marito e moglie, ma la sottomissione anche tra genitori e figli e viceversa. Infatti aggiunge, voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore non solo i figli debbono essere ubbidienti ai genitori, ma i genitori con saggezza, come dice il nostro testo, guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Un genitore ripieno dello spirito di Dio si comporta saggiamente, allevando i propri figli non irritando i propri figli, ma crescendoli nell'istruzione del Signore. Signore opera nel nostro cuore. Vogliamo invocare insieme la pienezza dello Spirito di Dio nella nostra vita. La cosa si estende addirittura nell'ambiente di lavoro inizia nella nostra famiglia: marito, moglie, genitori, figli, poi più avanti dice la parola riferendosi proprio ai servi, riferendosi agli operai in qualche modo: dice servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini. Ma come servi di Cristo fate la volontà di Dio di buon animo. C'è una parola anche per i padroni. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Gloria a Dio, non ubriacatevi: il mondo dice altro, il mondo insegna altro. Ma noi non siamo del mondo, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, siamo figli di luce, siamo figli di Dio. Non ci ubriachiamo con quello che il mondo insegna, con quello che il mondo trasmette, perché il mondo ha cacciato via, Dio ha cacciato via la luce. La luce è venuta nel mondo, ma i suoi non l'hanno ricevuta, non l'hanno riconosciuta. Noi apprezziamo perché abbiamo conosciuto e vogliamo amare e servire Dio con tutto il nostro cuore. È lo Spirito Santo, vedete, che ci provvede la forza necessaria per fare l'impossibile. Le cose più dure da affrontare, le cose più difficili da risolvere, sono proprio i problemi che avvengono tra marito e moglie, tra genitori e figli. Si ha la capacità a volte di arrivare ad un odio, un odio che è a morte. E quando si spezza qualcosa in una famiglia, il dolore del cuore è tremendo. Non si può descrivere quello che accade nel cuore quando si spezza qualcosa tra un genitore e un figlio, o tra marito e moglie, o i problemi sul posto di lavoro, ma chi è che ci può dare la forza per fare ciò che è impossibile all'uomo? Il nostro testo ci ricorda che è lo Spirito Santo. Siate ripieni dello Spirito, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore del Signore. Gloria a Dio. È importante non solo uno spirito di lode, di gratitudine, di sottomissione, ma è colui che ci dà la forza per affrontare e superare le circostanze più avverse e più difficili, perché? Perché lo Spirito Santo non opera nella nostra mente, non agisce in convinzione soltanto della nostra mente, eh? ma lo Spirito Santo inizia la sua opera nel cuore. È nel cuore che inizia ogni cosa. In, in Atti al capitolo 2 verso 37, dopo la predicazione, la prima predicazione della parola, noi leggiamo in quel testo da parte di tutti gli uditori, udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. Quando la parola di Dio arriva e giunge nella pienezza, nell'efficacia, nella potenza dello Spirito Santo, quella parola arriva nel cuore e compunge il cuore. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e allora dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato. Nel nome del Signore Gesù Cristo e sarete ripieni dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Senti il bisogno della pienezza dello Spirito di Dio nella tua vita, nel tuo cuore. O ti accontenti eh, di una vita cristiana così, di un, di un lumicino, c'è cioè una luce straordinaria, meravigliosa, immensa che può illuminare il tuo cuore, la tua vita, la tua casa, può illuminare ogni aspetto che riguarda la tua vita. È lo Spirito Santo che ci rende saggi. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi. Non siamo ubriachi di esperienze mondane, ma vogliamo essere ripieni dello Spirito di Dio per comportarci da saggi e c'è bisogno di saggezza forse oggi più che mai, gloria a Dio, ci dà lo Spirito di Dio, vedete, anche l'abilità, la capacità a, a gestire il tempo, quell'autodisciplina per gestire anche il nostro tempo. Ne abbiamo sprecato di tempo inutilmente, lontano dal Signore, ma la pienezza dello Spirito di Dio ci insegna anche a recuperare il tempo perduto, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, questo dice il nostro testo. Vedete quante azioni compie lo Spirito Santo nella nostra vita. Ci dà anche la gioia di capire la volontà di Dio, perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E subito dopo ci presenta la strada per capire la bene la volontà di Dio, per comportarci da saggi e non da stolti, per recuperare il tempo, perché i giorni sono malvagi, dice, non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito. Gloria al Signore. Anche se ci sono stati dei fallimenti, anche se ci sono stati degli errori, anche se abbiamo sprecato inutilmente il nostro tempo, il nostro passato con i nostri errori, c'è la possibilità di recuperare di nuovo. C'è la possibilità di recuperare tutto ciò che hai perduto a motivo dei tuoi errori del passato. C'è la possibilità stasera di recuperare ogni cosa. E l'armonia in famiglia, e l'armonia tra i genitori e i figlioli, e l'armonia anche sul posto di lavoro. E forse anche quella saggezza che non hai avuto e hai sprecato del tempo inutilmente. E tutte quelle volte che non hai compreso bene la volontà di Dio c'è la possibilità di recuperare ogni cosa. Stasera invoca il nome di Dio e digli, Signore: Fammi traboccare dello spirito tuo, perché voglio camminare nello spirito. Noi non siamo un popolo che vive alla giornata nel senso che non abbiamo un, siamo, siamo il gregge di Dio, abbiamo un pastore, abbiamo una guida, abbiamo lo Spirito Santo che ci guida, abbiamo Gesù che è il capo della Chiesa, abbiamo la parola del Signore, quindi Egli ci conduce passo dopo passo in esperienze meravigliose. Cosa fare per essere controllati dallo Spirito Santo? Che cosa devo fare per camminare così nello Spirito di Dio? per sentire la sua guida e per recuperare anche tutto quello che, che ho perduto, che cosa devo fare. Innanzitutto, proprio riferendoci allo Spirito Santo, la prima cosa che dobbiamo fare è non eh, contristarlo, non, non spegnerlo. In 1 Tessalonicesi 5, al versetto 19, leggo, non spegnete lo Spirito, non spegnete lo Spirito. E aggiunge poi, astenetevi da ogni specie di male. Non solo la parola ci invita a non spegnere lo Spirito, ma in Efesi 4, proprio qualche versetto precedente, al versetto 30, nella stessa pagina seguita, dice, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della vostra redenzione. Ma qualcuno potrà chiedersi, ma come posso rattristare lo Spirito Santo? Lo dice subito dopo, al versetto 31, via da voi ogni amarezza ogni cruccio, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vedete come la parola ci dà subito le indicazioni. Non agire in questo modo significa rattristare lo Spirito Santo. Quando c'è un'amarezza, quando c'è un cruccio, quando c'è ira nel cuore, quando c'è clamore, una parola offensiva, qualche pensiero cattivo, questo rattrista lo Spirito Santo. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri. Questo rallegra lo Spirito Santo permette allo Spirito Santo di agire liberamente nella nostra vita, anche quando leggiamo qui eh, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. C'è qualcosa che non va? È importante perdonarsi a vicenda perché questo piace allo Spirito di Dio che ci guida in questa direzione. Allora che fare per essere controllati dallo Spirito Santo? Non contristare lo Spirito Santo. Non spegnere lo Spirito Santo, ma realizza che Egli è vivente dentro di te. Realizza che lo Spirito di Dio è presente nella tua vita, nel tuo cuore. In 1 Corinzi 6, al versetto 19, leggo, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Realizza di essere il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo è in te. E allora cammina secondo lo Spirito del Signore e sicuramente lo Spirito Santo ti farà traboccare. Ma siate ripieni dello Spirito Santo, ti farà traboccare. E si realizzerà ciò che abbiamo letto qui, siate ricolmi dello Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore del Signore. Si aprirà allora una fonte. Una fonte di benedizione, una fonte che traboccherà a pieno nel tuo cuore, ti farà vivere a pieno la grazia e la benedizione del Signore. In Giovanni 7 dice: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Gesù parlava dello Spirito Santo che trabocca e che produce. Ciò che produce è un fiume di acqua viva, di acqua di sorgente, quindi di acqua fresca, non acqua stagnante, che porta vita, che disseta, che porta benedizione. Dovunque passa questo fiume c'è abbondanza, c'è vita intorno, e dovunque c'è un credente che trabocca dello Spirito di Dio c'è la medesima benedizione, non solo nel proprio cuore, ma anche nella vita di tutti coloro che ci circondano, che hanno a che fare con noi. Non vi ubriacate, perché il vino porta alla dissolutezza. Non ci ubriachiamo delle cose che il mondo ci insegna, ma siate ripieni dello Spirito, dice la parola del Signore. Chiniamo il nostro capo davanti all'Iddio vivente, pieghiamo il nostro cuore dinanzi a Dio, pieghiamo anche le nostre ginocchia, invochiamo stasera il suo nome con tutto il nostro cuore. Gloria al nome del Signore.